Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dall'Olmo Ponte, l'ultima giornata del campionato Under 17 Serie C. L'Arezzo, dopo aver vinto lo scontro diretto con la Viterbese la settimana scorsa grazie al gol di Steccato, cerca il passaggio alle fasi finali del campionato con il Siena che intanto ha sigillato il secondo posto vincendo ieri. L'Arezzo al momento è terzo con la Pistoiese, quindi agli Amaranto serve una vittoria per centrare l'obiettivo di arrivare tra le migliori terze di questo campionato e quindi accedere, come già era accaduto lo scorso anno, alle fasi finali di questo campionato Under 17 Serie C, quest'oggi contro la Lucchese. Tiradossi, poi Bus, ancora un lancio per lo scatto da parte di Lorenzoni che se ne va via bene, in mezzo c'è Maggi, attenzione, tutto solo, Maggi controllo in pianaria, Maggi calcia largo e alto con il sinistro. Prova il controllo Verdelli, buono, avanza Verdelli, poi va centrale la Conteduca, Conteduca dalla distanza, non male questa conclusione di Conteduca, quella palla che è andata non molto lontano dalla porta di Mazzotta, Del Dotto che in corsa corta va col destro, Del Dotto sopra la traversa, non di molto. Già due chance per la Lucchese con prima Maggi, adesso su punizione Del Dotto, pallone lungo, Anselmi buon controllo col sinistro, palla sopra la traversa, bella conclusione qui di Anselmi, dico che sembrava a un certo punto scendere all'improvviso, sembra chiuso lo spazio perché c'è Parvidi. Baldoni prova a girarlo per trovare spazio per il cross che trova dentro, Tiradossi stacca, rete, Tiradossi di testa, porta in vantaggio l'Arezzo, grandissimo gol, bellissimo il cross di Baldoni che si è proprio ritagliato lo spazio per il cross, quando l'ha trovato ha fatto partire un gran traversone e Tiradossi ha staccato in modo perfetto portando in vantaggio l'Arezzo alla mezz'ora, un gol importantissimo che porta l'Arezzo in questo momento a 36 punti per Tiradossi, è il quinto in campionato da quando, considerando che è arrivato da pochi mesi, è direi un ottimo bottino, davvero perfetto lo stacco di Tiradossi. Tiradossi riesce a dare questo po' il pallone a Conteduca, di ritorno bella azione dell'Arezzo, Anselmi sinistro, scende che non scende, però bellissima l'azione con questo sinistro che era diretto all'angolo alto alla destra di Mazzotta, palla che è rimasta in elevazione, non è scesa. Martelli prova a cambiare lo scatto di Tiradossi, Tiradossi arriva prima, ottimo il palleggio, poi spalle a Anselmi, riesce a sentirlo, gran controllo di Anselmi, limite Anselmi, Anselmi col sinistro, sopra la traversa di pochissimo, bellissimo, bellissimo lo scatto, prima lo stop di petto di Tiradossi e poi senza guardare trova con quel tocco morbido Anselmi che fa la sua serpentina al limite per la terza conclusione personale di questo secondo tempo. C'è lo scatto di Godano che è più veloce di Pellegrini, Godano è uscito, Casini, Casini uscito, scartato, Godano, c'è un tocco di De Pellegrini, forse col braccio, testano mentre i giocatori della Lucchese e invece sono andati tutti a complimentarsi con De Pellegrini che qui ha salvato un gol fatto praticamente, c'è stato un tocco sicuramente da già giudicare se è volontario o no da parte di De Pellegrini, battuto l'angolo, Bux allontana, brivido grosso come una casa qui per l'Arezzo che sembrava ormai tranquillo, ma chiaramente nel calcio non si può mai dire. L'Arezzo tutto a difendere, palla che arriva in area, c'è una doppia deviazione, attenzione al controllo, tiro murato, poi cerca lo spunto Puviani, conclusione Casini,
Vediamo Tigadossi, arriva bene, Tigadossi riesce a difendere molto bene la palla e poi parte in accelerata, grande azione, Tigadossi resiste ancora sulla linea di fondo, mette in mezzo, attenzione al tiro in rete! Di Tigadossi se l'è costruito questo assist, questa azione travolgente sulla destra, arrivata fino alla linea di fondo e poi ha messo dentro un gran pallone per Teodori, che ha trovato dunque il gol sul palo lungo e l'Arezzo dunque chiude il discorso 2-0 dopo aver rischiato tantissimo poco fa, 42-40. L'Arezzo trova il raddoppio con Teodori al terzo gol in campionato. Minuti 48, l'arbitro probabilmente fischia qua e l'Arezzo dunque centra il suo obiettivo, batte 2-0 la Cortese, primo tempo Tigadossi, nel secondo il 2-0 di Teodori appena entrato dalla panchina. L'Arezzo chiude al terzo posto e ora lo sguardo a quelle che saranno le fasi seguenti, le fasi finali di questo campionato Under 17 Serie C. Adesso andiamo a sentire la voce di Dante Gioacchini. Insieme a mister Dante Gioacchini, l'Arezzo dunque batte la Lucchese 2-0 e centra, possiamo dire, l'obiettivo sia di arrivare terzo e sia di proseguire al di là di quella che sarà l'ufficialità. Mancava questo scoglio, ce l'avete fatta? Sì, mancava la vittoria, i tre punti di oggi e in teoria dovremmo essere playoff sempre che non fa 10 gol il Matera. Quello dipende, insomma. Vabbè, però insomma, al di là di questo caso fortuito, la squadra ha compiuto una grande rimonta, perché a un certo punto sembrava difficile, no? Sì. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre corde, hanno lavorato i ragazzi e i risultati alla fine sono arrivati. Ecco, oggi è una partita, sul primo tempo l'Arezzo ha trovato il gol, nel secondo ha gestito, poteva fare il 2-0, poi a un certo punto nel finale ha rischiato grosso su quell'occasione. Eravamo un po' tesi dall'inizio, non è stata una partita fluida, siamo stati un po' macchinosi, preoccupati, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Insomma. Nel caso siano play-off, con quali ambizioni? È sempre di punta al massimo, ormai ci siamo, vediamo che succede. Adesso sono per te, guarda, ti aspetto. Sì,